Ragazzi, buongiorno e benvenuti in una nuova puntata del Let's Play di Horizon Forbidden West. Oggi andiamo avanti nella storia principale e cercheremo di completare la missione sulla soglia della morte. Vi faccio vedere solamente un paio di cose, ragazzi. Guardate chi ci sta là. Il super divoratuono, però al momento non lo possiamo affrontare, ragazzi, perché guardate qua. Uno, non abbiamo lo sparacorde. Due, se gli buttiamo 6 bombe congelanti, la levetta, l'indicatore del congelamento non si alza proprio. Ci gira solamente il divoratuono, ci dice grazie per un po' di frescura in mezzo a questo caldo deserto, viene da noi, ci dà un colpo e ci sciotta. Quindi lo lasciamo per i fatti suoi. Un'altra cosa invece che dobbiamo fare è dobbiamo andare a prendere il falò qua, perché questo falò qua abbiamo appena scoperto un paio di cose importantissime che adesso vi faccio vedere pure a voi, così non uscite pazzi come a me. Qui ci sono due cose nuove. Cioè, ragazzi, noi secondo me siamo 10 ore dentro e ancora non avevamo capito. Comunque, vedete questo falò? Salviamo rapidamente. Allora, innanzitutto, quando andate vicino a qualsiasi falò, esce scritto sotto cerchio viaggio veloce gratis. Se premiamo cerchio, questo viaggio qui non ci costerebbe niente, non ci costa il kit rapido. Numero 2, questo falò non si chiama falò, questo qui si chiama rifugio, vedete? Ce ne sta pure un altro qua sopra, dove sta? All'inizio proprio del gioco, vedete qua c'è un altro rifugio, eccolo qua, rifugio, mentre questo qua è falò, questo qua è falò, questo qua è falò. Quando è rifugio c'è questo scrannetto dove ci possiamo sedere per far avanzare il tempo, e poi ci sta quasi sempre il banco da lavoro quando è rifugio. Quando è falò non ci stanno queste cose qua, non è detto che ci siano, sicuramente non ci sta il coso per far passare il tempo. Ok. Detto tutto ciò, dobbiamo arrivare un momento. Aloy, risaliamo sopra per piacere, collaboriamo. Planiamo. Un altro avamposto ribelle. Un altro avamposto ribelle. No, no, lascia perdere Aloy, dobbiamo fare la missione principale, che questa già è lunga. Al massimo uccidiamo sta capra, vedi? Non di muovere. Ok, questo qua è buono. Poi, chi è quella gente? Devono fare la missione pure loro, ma non penso. Là ci sono delle macchine che evitiamo. No, no, evitiamo, evitiamo. Andiamo per di qua. Oh, però Aloy può anche nuotare abbastanza veloce, vedi? Non credo che riusciamo a planare. No, è impossibile che riusciamo a planare fino a là fuori. Vabbè che dobbiamo arrivare. Madonna. Questo non ci hanno messo un ponte, non ci hanno fatto niente, ragazzi. Qua bisogna fare a manella. E poi ci sono pure gli uccelli da quella parte. Comunque, oggi scopriremo un sacco di cose sulla storia. Ragazzi, se questo gioco era bello prima, adesso che scopriremo, vedremo oggi, quello che scopriremo oggi renderà il gioco ancora più bello. A parte il fatto che ci stiamo incastrando dentro le piante qua. Dobbiamo arrivare là. Eccomi. Le coordinate che ho ricevuto dalla Guglia portano qui. Un'officina sotto un titano Horus morto. Esattamente il posto in cui Silence si rifugierebbe. Ma cosa stava facendo qui? Cosa stava facendo qui? Allora, prendiamo questo. Ragazzi, questo punto è un punto speciale. Adesso vi faccio vedere. Riproduci il punto dati audio. Povero Ade. Perché questo qui è un punto dati audio. E se premiamo X, povero Ade, lo legge lui dentro, senza spazio per pensare né per parlare. Ma la sfera di elaborazione d'un titano, d'altra parte, beh, ne sai qualcosa. Appena ti avrò caricato dentro, starai molto più comodo. Almeno prima che inizi a interrogarti. Capito. Stretto là dentro. Abbiamo sentito Silence. Né per parlare. Ma la sfera di elaborazione di un titano, d'altra parte, beh, ne sai qualcosa. Prendiamo questa. Appena ti avrò caricato. Interrompi punto audio. Qua, ragazzi, c'è scritto quello che è successo. Sostanzialmente, mo vi faccio un super riassunto. Silence qua ha messo Ade dentro una sfera del titanio e l'ha interrogato e gli ha detto tutto questa cosa qui. Vedete? Sostanzialmente, fra poco ce lo farà anche il gioco, il riassunto. Le parti sono state manomesse. Silence si è dato da fare per costringere Ade a parlare. Perfetto. Salviamo. Vedete, anche qui c'è viaggio veloce gratis. Incredibile.
non l'abbiamo mai visto. Attiviamo la console. Aloy. Eccolo qua. Considera questo messaggio come un segnale per guidarti fuori dalle nebbie dell'ignoranza. Usando esplosivi, ho staccato la sfera di elaborazione dal titano qui sopra. Una gabbia perfetta per il nostro amico Ade. Per renderlo più collaborativo. Dillo anche a lei. Dille del misterioso segnale che ti ha portato in vita. Il segnale era solo per me. Il segnale ricevuto per 17,22 anni. Poi cessato. Impossibile compromettere riavvio di Gaia. Ma le entità falliranno. Ancora insisti, eh? Forse devo ricordarti che sei stato tu a fallire. Capito, Aloy? È possibile riavviare Gaia, ma se ti chiedi dove trovarne una copia, beh, dovrai stare al mio passo se vuoi scoprirlo. Ok. Quello crede d'aver capito tutto. Bastardo, ma c'è solo un modo per scoprire dove ha portato la sfera. Dobbiamo seguire le tracce della sfera. Dove sta la mia be... Eccola qua. Seguiamo il solco. Bene, vediamo dove porta questo sentiero. Ragazzi, guardate qua. Qua il solco dovrebbe essere questo qua. Secondo me se andiamo direttamente qua. O da queste parti. Facciamo prima, però... Eccomi qui. Di nuovo a seguire Silence come una sciocca. Dopo che mi ha ingannata modificando la lancia per rubare Ade. Un'IA folle che vuole ucciderci tutti. Lo facciamo una cosa, ragazzi. Poteva soltanto lasciarmelo distruggere. E ora mi toccherà sopportare le sue sciocchezze moraliste. Mo segniamo tutto e facciamo tutto. Ce ne sta pure un altro là dietro, eh. Ok, scendiamo. Ci serve un punto tipo questo. Perfetto. Ci abbassiamo. Mettiamo questo. Facciamo le frecce. Ragazzi, adesso vi faccio vedere carica valorosa critico migliorato. Innanzitutto dobbiamo capire un attimo che roba è quello. Vediamo nel taccuino. Questo è uno smeriglio gelido. E questo è staccabile. Come bottino ci dà al 100% quel pezzo là. E poi è anche debole davanti. Però dobbiamo cercare di prendere al 100% il becco. Vediamo. Allora, innanzitutto facciamo così e così. Attiviamo il criticozzo. Poi prendiamo questa freccia qua. Miriamo al becco. Vai. 268 ce l'abbiamo fatto. E gli abbiamo pure staccato un pezzo teoricamente. Morto? È morto. Ah? E nessuno spazzino ci ha visto, ragazzi, perché siamo lontanissimi. Allora, adesso per fare gli spazzini invece, ma vi faccio vedere anche come si fanno a fare gli spazzini. Quello è morto. Questo è uno spazzino. Gli spazzini sono deboli ai danni da fulmine. Purtroppo ancora non possiamo fare i danni a plasma alle batterie per la reazione a catena. Però se gli prendiamo il radar, ragazzi, lo facciamo malissimo. Purtroppo non abbiamo più il criticozzo e non ci abbiamo preso manco il radar per farlo malissimo. Vediamoci un'altra volta. Adesso l'abbiamo preso, però. Vediamo un secondo. In faccia. L'abbiamo stordito. Ce ne stanno tre. Mo' gli diamo un colpo di grazia a quello. Ok. Ci ha visto. Andiamo con questi. Non ci abbiamo le frecce, però. Ok, altamente impreparati come al solito. Non ti preoccupare. Siamo sempre qua. Bello, non ti permettere mai più. Se facciamo così, possiamo fare anche il colpo critico. E questo qua se ne va per il mare. Solo che è arrivato l'amico suo. Riprendiamo le frecce elettriche. Uno. Non ce la facciamo con due frecce elettriche. No. Tre. Ok. Colpo critico. Vieni qua. Oh, ancora vivo. Ancora vivo. E chi se ne è accorto? Aspetta. Una freccia normale ci vuole. Esattamente là. È morto. Non è morto. Come l'abbiamo preso? Non l'abbiamo preso. Adesso è morto. Ragazzi, ormai siamo avanti. Assolutamente. Quindi abbiamo imparato a fare anche i cose, come si chiamano? Gli spazzini. Vedete, questo è il pezzo che è il radar che gli abbiamo fatto cadere.
E poi dovremmo aver preso anche lo smeriglio, ragazzi. E questo qua dovrebbe essere importante. Vediamo se riusciamo a trovare il pezzo che si è staccato. Questo è lo smeriglio gelido. Ok. Questo è lo spazzino che abbiamo fatto. Questo dovrebbe essere il radar dello spazzino. Ma la mascella dello smeriglio dove sta? Uffa. Ero quasi su, forse l'abbiamo solamente distrutto. Non gliel'abbiamo staccato, ragazzi. Perché guardate qua. Questo qui fa 75 di danno, però fa 40 di... non mi ricordo come lo chiama il gioco. Comunque è l'abilità che serve per staccare le parti delle macchine. Di lacerazione lo chiama, lacerazione. E quindi evidentemente il becco non l'abbiamo lacerato. Quel punto là, ragazzi, sta, credo, è questo qua. Non so che ci sta, ma non lo possiamo prendere sicuramente. Vediamo qui. Scusate, sempre la raucedine. Richiamiamo la nostra super macchina. Andiamo avanti. Silence sembra convinto di aver trovato una copia di Gaia, ma... come? Ho controllato ovunque, battendo ogni pista inutilmente. Non restano copie. Cosa gli avrà detto Ade? Ehi là! Cosa ci fa una Nora così tanto a ovest? Un localizzatore? Ah, fa niente, fa niente. Posso rifornirti come si deve, se ti occorre. Ok. Qui troverai solo attrezzatura eccellente. Che vende questo? Aspetta un secondo. Guarda qua! Lanciatrappole della forgia. Questo qua non è che ci serve tantissimo. Però... arco da caccia gelido, questo qua fa molti più danni e poi fa i danni gelidi che per adesso non ce l'avevamo. Quindi io comprerei pure questo, però ricordiamoci che questo qua, ok, dove lo mettiamo a posto del lanciatrappole fulminante che non serve a niente. Vediamo se c'ha pure sentinella Nora. Scusa, confrontiamo. Quel meno 23 che cosa significa? Cioè, là è più 23 quello che abbiamo noi. Però tiene rigenerazione e vigore. Più 1 di concentrazione. E poi tiene furtività a distanza. Se confronta a livello massimo. È solamente un po' più debole a quell'altro. È assolutamente meglio. Ragazzi, io quasi quasi lo possiamo comprare. Compriamolo, va. Acquista equipaggio. Ok. Divertiti. Ma lo tieni un banco da lavoro da queste parti? Bello. Non c'ho manco un banco da lavoro da queste parti. Facciamo una cosa allora. No, non si fa così. Inventario. E questo qui, gelido. Possiamo mettere anche una bobina. Ragazzi, io c'è probabilità colpo critico. Qua dovremmo mettere la bobina congelante. Adesso mettiamo quell'acido, perché quella congelante non ce l'abbiamo. E qui. Scusa, non ci possiamo mettere la bobina. Forse dobbiamo fare così. Perché non ci fa mettere la bobina? Che strano. Slot tessuto vuoto. Ah, scegli uno slot e mettiamoci la bombina. Vediamo che abbiamo protezione al fulmine, dal fuoco, dal gelo e protezione in mischia. In mischia. Ok. Andiamo avanti. Vediamo un attimo dove siamo arrivati. Siamo arrivati qua. Penso che dobbiamo continuare ad andare da questa parte. Ok. Da quella parte seguiamo le tracce della sfera. C'è sempre il solco per terra, vedete che si vede? Guarda qua, la pista porta all'interno della collina. Questo lo prendiamo, banco da lavoro. Vediamo se riusciamo a potenziare l'abito. Sentinella Nora, potenziamo. Potenziamento. Ta-da!
Madonna, ma già servono le cose arancioni. Ma è incredibile, ragazzi, questo gioco. Ok? Mentre le armi. Questo qui. Vediamo se riusciamo a potenziare. No. Questo qui. Questo è quello che abbiamo appena comprato. Potenziamento. Ok. Adesso serve. Adesso serve una coda rasoio di fendi nubi. Che non ce l'abbiamo. Questi tre li possiamo potenziare, ragazzi, però non servono a niente perché non li teniamo manco equipaggiati e non credo che li utilizzeremo, quindi è inutile potenziarli. Poi sono pure verdi. Ragazzi. Delle rovine. Bene. Vediamo dove portano. Vediamo dove portano. Deve averla usata Silence per trasportare il suo trofeo. Questa bestia. Comunque, chissà se qua dentro c'è qualcosa. Questa qui è la sfera. Ha imprigionato Ade. Quella porta sembra una struttura faro. Osirodon. Vediamo. Il vestito di prima però era più bello. Ade, sei tu? Minaccia, sistema rilevato. Non hai un bel aspetto. Tu sei la Aloy che è venuta per distruggermi. Sì. Per sempre stavolta. Anche così sei un pericolo per Gaia. Una volta rianimata. Quindi tu non hai ancora ottenuto la copia di Gaia. Dunque Gaia è morta. La Terra. E voi condannati. Nonostante i guasti, ho vinto io. Copia di Gaia. Silence ti ha chiesto dove trovare una copia di Gaia. Questo non ci dice niente, Aloy. Struttura di memoria disintegrata. Oppure Silence le ha cancellate. Facile. Cosa ti ha fatto Silence? Ma che cosa ti ha fatto Silence? Sembri come svuotato. Silence mi ha interrogato. E tu cosa gli hai detto? Errore, strutture di memoria disintegrate. Non ricordi proprio niente? Sì, ricordo te. Una cosa tipo me che ti batto alla guglia. D'accordo, così non funziona. Dov'è Silence ora? Tu sai dove è andato Silence? No, è partito 12,8 giorni fa. Forse è... Errore. Strutture, previsione comportamentale disintegrate. Quindi non sai niente che io non sappia già. Ottimo. Ah, perché Silence ti ha abbandonato sai qui? Sai perché Silence ti ha portato in queste rovine? Silence voleva che mi trovassi qui. Ovviamente. Ma perché? Che posto era questo? Località dove? Errore. Strutture di memoria disintegrate. Allora, secondo me questo è inutile. Di morte. L'ha chiamato la mia tomba. Ma... immagino lo scoprirò là dentro. Altre funzioni subordinate. Quando il segnale misterioso ti ha modificato, ha svegliato anche le altre funzioni subordinate di Gaia. Quando Gaia si è autodistrutta, tu sei fuggito e loro con te. Dove sono andate? Ciascuna funzione ha seguito coordinate basate su... errore. Strutture di memoria disintegrate.
delle IA impazzite, sparse chissà dove a fare chissà cosa. Efesto semina morte ogni anno con tutte le macchine da combattimento che crea. E tu hai quasi distrutto il mondo. Altre 7 funzioni libere di combinare guai. Non era assicurante. Tu sei insoddisfatta. Bene. Non te l'ha mai detto nessuno che sei proprio simpatico, Ade. Sarcasmo ha rilevato. Già, come pensavo. Il segnale misterioso. Silence ti ha fatto domande sul segnale misterioso. Quello che ti ha svegliato e reso cosciente. Chi l'ha inviato? Segnale trasmesso dai padroni. E chi sarebbero? Svegliato dai padroni per distruggere vita terrena. Chi mai lo vorrebbe? Errore. Strutture di memoria disintegrate. Sei tu a essere condannato, non io. Basta. È ora di farla finita. Forse Aloy crede di riuscire a ripristinare Gaia, salvare la vita sulla Terra? Sì, Aloy lo crede. Allora tu sei illusa. Estinzione inevitabile. Tu che ne sai, Ade? Hai provato a distruggere la Terra 2 volte e 2 volte hai fallito. Sei soltanto riuscito a estinguere te stesso. E stavolta non ci sono lance magiche a salvarti. Questo è errato. Per 3 volte Ade ha causato estinzione. Questa è una cosa importante. Questo lo ricordi? Sì, dati intatti, biosfere superflue abbandonate negli anni 2154, 2161, 2168. Ma sono passati secoli. Eri progettato per farlo. La biosfera attuale è versione 5. Non ci sarà una versione 6. Non servirà. Salverò questa. Tu sei illusa. Esito inevitabile. Override principale armato. Per attivare, pronunciare nome e grado. Elizabeth Sobek, Alpha Prime. Estinzione. Override principale attivato. Elimino il protocollo d'estinzione. Sarà, infine, ripulita dalla freccia. Bellissimo, ragazzi. Aloy, vedo che ti sei liberata di Ade. Sì. Dici che rimarrà morto stavolta? Lo farà. Vuoi fidarti? Fidarmi? Sì, fidarti. Poiché ho avuto successo dove tu hai fallito ed estratto tutte le conoscenze di Ade. Puoi fidarti che fossi disposto a fartelo distruggere davvero? Si torna agli ologrammi al posto del faccia a faccia. Che c'è? Hai paura che ti infilzi? C'è un motivo, sì. È con lo stesso spyware. Bene, quindi tutte le volte che ti ho chiamato potevi rispondere. Ma immagino preferissi continuare a spiarmi. Sono mesi che il mio mondo non ruota intorno a te, Aloy. Ho avuto da fare, sai. Infinite ore di ricerca, tanto ardue e dispendiose quanto fondamentali per il destino del pianeta. Sì, certo. Anche tu salvi il mondo. Esatto. La differenza è che, al contrario di te, io ottengo risultati. Hai trovato una copia di Gaia o no? Oh, sì. Credo di sì. Dove? Voilà. Perché ti ho fatta venire qui? Dietro quel portello con blocco genetico c'è la struttura dove il protocollo d'estinzione Ade fu perfezionato. Un processo che eseguiva centinaia di test, e ciascuno usava una copia di Gaia. Te l'ha detto Ade? Ho dovuto insistere.
Ma sì. Beh, pronta a prendere ciò che hai cercato per gli ultimi 6 mesi? O preferisci restare lì con la bocca aperta? Cavalca macchine. Quindi eri impegnato? Parecchio impegnato, sì. Ma hai avuto tempo di insegnare ai Tenact come eseguire l'override delle macchine e cavalcarle? Aloy, ti dovrebbe interessare soltanto ottenere una copia di Gaia. Se ti concentrassi di più, otterresti dei veri risultati. Non è esattamente una smentita, Silence. Interpretala come ti pare. Le copie di Gaia? Solo per conferma. Secondo Ade ci sono delle copie di Gaia lì dentro. Sì. O almeno erano lì. Migliaia di anni fa. E non sono state cancellate quando Faro ha distrutto le copie di Apollo. Esatto. Secondo Ade la struttura era inaccessibile tramite segnale remoto. Ted Faro non aveva modo di accedervi. Copie. Dati completi, Gaia e le funzioni subordinate. Tutto il necessario per riavviare il sistema. Ripristinare il ciclo di terraformazione, salvare la Terra. Lì. Così dice Ade. Cosa stai aspettando? Allora, questo ci fa la sola, eh? Parlami del segnale misterioso. Ade ha rivelato la fonte del segnale misterioso. Quello che l'ha svegliato per distruggere la Terra. Sì, l'ha fatto. Me ne parli? A suo tempo. Andiamo con ordine, Aloy. Mi pare che tu debba ancora riavviare un'IA superintelligente chiamata Gaia. Già, quella Gaia che si è dovuta distruggere 20 anni fa a causa del segnale. La trasmissione si è interrotta anni fa. Non è più un rischio. E se ripartisse? Non lo farà. Ma anche se fosse, beh, i dettagli sono complessi, ma senza Ade il segnale non ha effetto. Elimina Ade dalla copia che riavvia e Gaia sarà sicura. Ora basta perdere tempo. Va a prendere una copia. Ok, possiamo entrare. Va bene. Cerco una copia di Gaia nella struttura. Per essere chiari, Silence, se scopro che questo è uno dei tuoi trucchi... Guarda che c'è un blocco genetico, Aloy. Sei letteralmente l'unica persona che possa aprirlo. Come potrebbe essere una trappola? Fregami di nuovo, Silence. E la prossima volta ci vedremo di persona. Ma tu non parlerai molto, perché avrai la mia lancia piantata nella gola. Aloy. Grazie a me. Tutto quello che desideri, quello per cui hai inutilmente annaspato per 6 mesi, adesso è a portata di mano. Ora... So che crescendo da emarginata non hai ricevuto un'educazione, ma in situazioni come questa dovresti dire grazie. E io risponderei, non c'è di che. Allora ci fa la sola, non si deve credere a questo. Anche se a me Silence mi è stato sempre simpatico per qualche motivo. Esamina la sfera, l'abbiamo fatto. Entra nella struttura, apri il blocco genetico. Attendere identi scan. Dottoressa Elizabeth. Identità genetica confermata. Ah, dottoressa Sobek. Autorizzato. Salve, dottoressa Sobek. Prego, può entrare. Prego, può entrare. Prego, può entrare. Stiamo scherzando. Siamo fortunati. Fortunati? La porta è completamente distrutta. Ovviamente. A dispetto di ciò potrai comunque superarla. Se avrai ancora solo un po' di pazienza. Li vedi quei cristalli? Gli Oseram li chiamano Splendifiamma. Sono esplosivi. Non sono sufficienti a far saltare una porta del genere. Ma forse abbastanza da aprirla un po'. Esatto. Avrai bisogno di un innesco, però. Ti sto inviando il progetto in questo momento. Per costruirlo servono alcune parti di macchina e l'olio di una pianta di alga accesa. Cresce solo sott'acqua, ma dovresti riuscire a trovarne un po' al lago qui vicino. Trovare le parti sarà complesso. Servirà un'elettrobobina dalla batteria di un coda frusta. Rimuovi la batteria prima di uccidere la macchina, oppure si romperà. Capito. Ho già dell'alga accesa di profondità. Ok. Mancano solo le altre parti. Ci serve un coda frusta. Oh, non ci diamo a questo. Come senza munizioni?
Ragazzi, mi sa che è il momento di fare un po' di munizioni. Oh, guardate una cosa, qui abbiamo 10,59 e 9,54. Queste qui sono 9,47, quindi le frecce acide, queste qui sono meglio di tutte quante. 9,22, questo è uno schifo, frecce acide qua. Purtroppo, però 9,46 è buono. Ah, questo arco infuocato e questo arco gelido più o meno sono equivalenti. Questo invece è proprio uno schifo, questo. Però questo è arco da guerra, quindi arco da guerra è buono a distanza ravvicinata e arco da caccia a media distanza. Ricordiamocelo questa cosa, perciò questo qua fa meno danni. E questo qui invece è arco da caccia e pure fa schifo. Quindi ci sono un sacco di combinazioni diverse. Ok. Allora, vediamo un secondo. Dobbiamo andare a procurarci un'elettrobobina da un coda frusta. Quelle macchine dovrebbero avere le parti che mi servono. Dovrei esaminarne una. Allora, esaminiamone Con il una. focus capirò dove si trova la parte. Coda frusta. Una freccia acida innescherà un'esplosione. Serbatoio di acido. Ecco la batteria. Una Posso batteria. scaricarla sull'interfaccia. Evidenzia parte. Un triangolo. Allora, adesso, ragazzi, guardate qua. La lacerazione più potente che abbiamo è questa qua, a 43. E questo qui è un arco della caccia medio, probabilmente ci riusciamo. No, ci ha visto. Ok, ci ha visto veramente. Andiamo. No. Si è mosso, ragazzi. Ma che fedente. Come facciamo a annullare il tiro così? Aspetta, forse adesso torno indietro. Riguardiamo un attimo col focus e facciamo evidenza traccia. Quindi adesso dovrebbe andare a sinistra, teoricamente. Vero? Però non lo vedo tanto convinto. Questo sostanzialmente è una macchina a canguro, che l'hanno chiamato coda frusta. Non basta, ragazzi. Ci ha visto. Lanciamo un sasso, lanciamo un sasso, lanciamo un sasso. Vediamo se si Quelle piante gira. sono fatte per saltare, Seggiato, seggiato. scalciare, ovvio. Vai. L'abbiamo staccato. Saltata. Prendiamola. Però questo qua adesso non abbiamo le frecce. A che cosa abbiamo detto che era debole sto coso? All'acido, all'acido. È questo qua. Lascia stare la mia bestia. No! Ok, questo scoppia. Teoricamente, quando facciamo i coda frusta, ragazzi, gli altri, quelli che non vengono attaccati, sono abbastanza, come si dice? Hanno paura, vedete? Si spaventano e se ne vanno. Ripariamo pure la nostra macchina. Questa è la l'elettrobobina, eccola qua. Bene, ho le parti per l'innesco. Devo solo costruire l'innesco. C'è un banco da lavoro vicino all'ingresso della struttura. Perfetto. L'hai usato per armeggiare Roba è con questa. Ade? Armeggiare. Io direi estrarre preziosissimi dati. Ci riproviamo? Riproviamoci, va. Però. Acido, acido, acido. Ok. Adesso scoppia. È scoppiato in faccia. Oh, abbiamo sbagliato freccia. Ma no, perciò si chiama coda frusta. Ok, vediamo se riusciamo a colpire. No. Bisogna fare un po' di pratica, ragazzi. Questi saltano come un canguro. È morto. Ok. Madonna, ragazzi, è difficile quando non si prende. Quando si ribella, è veramente difficile. Ha pure perso un pezzo, però l'ha perso qua fuori. Andiamo a prendere, vediamo se ci sta qualcosa per caso. No. Metal morso, no? Forse non era questo.
questo? Questa è alga medicinale, non ci serve. Perfetto, ce ne possiamo andare. Ne abbiamo preso uno in più per sicurezza. Dobbiamo andare a costruire l'innesco. Sono 70 metri, andiamo a piedi, dai. Sta anche facendo notte, guardate là. Ma questo è proprio, l'atmosfera è incredibile di questo gioco. Usiamo il banco da lavoro. Che cosa dobbiamo costruire? Attrezzatura speciale. Innesco. Installato sulla lancia, questo innesco può essere impiegato per far esplodere la splendifiamma e liberare la via. Ok, vediamolo. Ah, possiamo utilizzare 4 strumenti, vedete? Ok. Fatto. Perfetto. Ora posso usarlo per far esplodere quella splendifiamma. Esatto. Un'utile combinazione. La stessa che ho usato per separare la sfera di elaborazione dall'Horus. Ottimo. Come siamo messi a frecce? Facciamo un po' di frecce elettriche. Che qua dentro non sappiamo che cosa esce. Questo qua ce l'abbiamo, questo ce l'abbiamo, questo ce l'abbiamo, eh. Allora, R2, incendia splendifiamma. Fossi in te, starei indietro. Prego, puoi entrare. All'anima dell'esplosione, però, eh. Ok, possiamo entrare. Finalmente. Finalmente. Dunque, procedi pure. La Topolis. Per far saltare tutta la splendifiamma che ho trovato. Concentrati sulla missione, Aloy. Qua abbiamo preso 3 orologi. Là ci sta un coso verde, dopo lo andiamo a prendere. Allora ragazzi, io una cosa qua non l'ho capita, cioè, c'è anche un punto da, non mi ricordo come si chiama, però quello che bisogna prendere col focus. Forziamo la porta. Ok. Andiamo qua dentro. Punto dati. Nuovo punto dati. Arrivi. Travis Tate. Elizabeth Sobeck. Show. E poi ci sono... Aspettate un secondo. No. Quello là è sempre quel punto che sta in mezzo al fiume, secondo me. Antica scatola. Comunque queste scatole ci hanno messe troppe. Qui dentro è tutto allagato. Ok, è tutto allagato. E in fondo c'è un'altra porta con blocco genetico. Porta con blocco genetico. Arrivano le copie di Gaia proprio là dentro. Devo solo capire come arrivarci. Ok. Allora, incominciamo ad andare di qua, dai. Perfetto. Di qua. Di là. Allora, non cadiamo. Là ci sta una scatola. Là non ci sta niente. Pannello del condotto. Questo qua basta fare così, così, così. Rampino. Ce lo tiriamo. Ok. Saltiamo e saltiamo. Perfetto. Poi basta fare solamente cerchio. Saltiamo da questa parte e abbiamo preso un'antica scatola di scorte che non c'era niente. Siamo venuti qua per senza niente. E da là ci sta un'altra cosa che però non credo che non ci riusciamo a arrampicare di qua. Io direi di non venirci. Utile questo aggeggio. Ok, vediamo se riusciamo a riguadagnare un minimo di altezza. Eccola là, la scaletta. Questo è stato letteralmente un buco nell'acqua. Ok, andiamo, proviamo da quest'altra parte. No, allora, bisogna saltare là, vedi? Ok, anche là. Sempre rampino. Saltiamo e risaltiamo. Cerchiamo di fare in modo che questo non è... Ah, là ci sta una porta, vedi? Così. Così. Ma così andiamo da... Là c'è pure una scala, vedete? E là c'è un'altra porta. Forse si va da qua. Ok, qua ci sono due posti, ragazzi. Uno che si va sicuramente questo qui. Cerchio. E prendiamo questa cassa. Però abbiamo fatto tutto questo solamente per questa cassa. Mentre qui invece si scende giù. Forse conviene abbassare quella scala. Pure secondo me. Così se facciamo un altro buco dell'acqua possiamo risalire direttamente qua. E poi si apre questa porta. No. Si va là sopra.
Ok. La porta è chiusa. Porta chiusa. Ma accanto c'è uno strano congegno. Accanto c'è uno strano congegno. Questo sembra collegato alla porta, ma è senza energia. Dobbiamo trovare l'energia. Eccola qua. Una cella d'energia. Dopo questo era facile proprio. Dai, l'hanno messo proprio a fianco. Ma una cosa che ho capito di questo gioco, che tipicamente quando fanno queste cose facili, ha funzionato. Non è sempre così. Ok. Diventano sempre più difficili. Vi ricordate quando abbiamo preso le rovine da quell'altra parte? Là pure bisogna mettere energia. Togliamo la cella da qua. Ok. E mettiamola qua. Oggetti di valori. Di valore. 4 orologi. Cosa c'è lassù? No, non sono orologi, sono braccialetti antichi neri. Allora, poi bisogna salire qua sopra. Ok. Cioè, quella cassa là ce la tiriamo. Non si muove. Sarà incastrato? Lo buttiamo giù? Lo buttiamo giù. Ci andiamo da questa parte. Cos'era questa stanza? C'è un'altra console che è rimasta senza energia. Ok, dobbiamo portare la batteria qui dentro. Di prima. E provo a usare la cella d'energia. Questa console è spenta. Qua è spenta. Ok. Andiamo un secondo. Qui è il punto dove stavamo prima. Da qua si ritorna indietro. Però... aspettate, aspettate, ho visto una cosa. Però... ho capito. Però il problema è che da qua dobbiamo prendere la batteria e portarla da quell'altra parte. E da qua non ci riusciamo. Vediamo un attimo questo pezzo. Qua non ci sta assolutamente nulla. Là invece ci sta una cosa viola. Quindi dobbiamo andare da quell'altra parte. Prendiamo la scatola. Anzi, la cassa, la cassa. La portiamo qua sotto, che là c'è un coso giallo. Rilascia. Salta. Okay, risalta. Ok, questo qua lo incendiamo. Via via. Boom. Adesso possiamo andare a prendere la batteria. Ok, perfetto. Sulla soglia della morte. Naturalmente ci mettiamo i capitoli, perché così uno riesce ad arrivare direttamente qua. Questa parte qua credo che è abbastanza difficile. Prendiamo la batteria qua. Prendi cassa. Spostiamola. Vi lascio cassa, perché se no non riusciamo a prendere la batteria. Io metterei prima la batteria qua dentro, non lo so perché. Questo qua ci dà un soldo di sicurezza. Qua dentro ci sta una super armatura. Così riusciamo a uccidere il divoratuono. Cosa abbiamo qui? Cioè, due orologi ci dà. Io veramente non capisco queste casse. Non ci danno assolutamente nulla di buono. Sì, vabbè, sono un sacco di frammenti, però a noi serve la roba per uccidere il divoratuono. Qua ci sta il tizio. Dove sta Elizabeth? Raggiungi. Che roba! Fidati, Liz. Mi adorerai letteralmente per quello che ho appena fatto. Ho immaginato quei disgraziati di Far Zenith che aprono la finta Gaia che abbiamo creato. E ho pensato, quello che ci serve è una bella firma. Non è uno scherzo, Travis. Lo so, lo so. Ho solo programmato un paio di avatar, una piccola te e un piccolo me. Per poter trasmettere il nostro messaggio di persona.
Puoi inviarlo e basta. Appena finisce di compilare, poi io e te dovremmo festeggiare. Ho tutto il necessario. Pizzette, assenzio, un paio di giochini. Io tornerò a Bryce non appena avremo finito. Io non ti capisco, Liz. Com'è possibile che una come te, praticamente una santa, possa amare tanto il mondo, ma nessuno dei suoi abitanti? Cioè, hai mai avuto un amico? Compilazione completa. File promessa sterile, pronto alla trasmissione. Se non ti dispiace, per favore. Bomba logica partita. Tutta vostra, Far Zenith. Bomba logica. Continua a essere il migliore nel tuo campo, Travis. Cos'è che serve? La sotto. Okay. Meglio ammirarti da lontano, Liz. Dovrò salire più in alto. Giuro sulla tomba di mamma. E lei era credente. Allora, come facciamo ad andare appresso? Allora, qua c'è una scaletta. Ma questa si apre questa porta? Non si apre questa porta. Però possiamo andare per di là e non si va dritto. No, non si va dritto. L'unica cosa, forse si arriva qua sopra. No, non ci sta niente. Allora, quello là è sicuramente un rampino, dai. Ok. Da qui non riesco a raggiungerlo con il rampino. Mi tocca saltare. Ok. Saltiamo per di qua. Allora, là ci sta una cosa che si fa esplodere, vedete? E però come ci arriviamo di là? Forse ci arriviamo dopo. Andiamo per di qua. Impossibile saltare. Prendiamo. Se planassi. Comunque non diciamo, manco il tempo di pensare, Eloy. Subito con la soluzione. Il problema è che se andiamo a prendere quella cassa là, abbassa la scala. Ok, adesso non ci sto più problema. Non posso raggiungere la porta da qui. Ok. Perché... Oh, quasi quasi riuscivamo. Vabbè. Andiamo di qua. Così se sbagliamo andiamo da quella parte. Là ci sta un altro salto così. Perfetto. La struttura continua laggiù. Planiamo. Diamo un'occhiata. Allora ragazzi, qua dovremmo essere dall'altra parte rispetto a dove... Appena quando siamo entrati in questa stanza, la prima cosa che abbiamo fatto siamo venuti di là. Però vedete che là c'è un'altra porta. Allora, proviamo a rampinare quello. Troppo distante. Andiamo adesso. Ok. Andiamo. Perfetto. Che prima non riuscivamo a salire al piano di sopra. Vediamo che cosa c'è. Sempre l'armatura del divoratuno? Vero? Forziamo la porta. Che bello i grilletti quando si forzano le porte. Poi lo vorrei far provare a tutti quelli che non hanno la PlayStation 5. È veramente incredibile. Ci sta un sacco di roba, ragazzi. Però niente di che. Niente di che. Abbiamo fatto un giro che non finisce più. Planiamo. Questo lo incendiamo. Là ci stanno. C'è un altro punto dati. Vediamo che questo scoppia. Cosa c'è qui? Un altro punto dati. Abbiamo appena finito di dire. Vediamo che dice. Travis non tollera i traditori. Comunque, c'è scritto tutta questa roba qua. Ok, qua dentro ho un altro orologio. Oh, qua dentro poi ci sta un altro orologio, forse. È un altro punto dati. Dei dati. Tentazioni. Oh, guardate là. Là c'è un codice, 7482. Di Travis Tate.
Qui sfornarono parecchi malware prima che arrivasse Zero Dawn. Questo sembra collegato alla porta. 7482. Un codice per aprire. Ok. 7 4 8 2. Benissimo. Porta. Ok, blocco generico interno. Genetico, non generico. Abbiamo questa. Forziamo la porta un'altra volta. Forzerei le porte per tutta la giornata, ragazzi. Tanto che bello. Tutta la giornata no, però è veramente bello quando si fa. Andiamo per di qua. Ok. Un altro punto dati, un altro punto dati. Vediamo un secondo. Delle scuse. Elizabeth e Tilda. Chissà che se... Oh, Apollo. Ragazzi, questi hanno costruito delle intelligenze artificiali e ci hanno dato i nomi dei dei greci. Però Apollo non mi ricordo che cosa faceva. Apriamo la porta. Ecco la porta. Ok. Mi avvicino. Ti avvicini? Andiamo per di qua, questo è giallo. Andiamo di qua. Facciamo... Ah, allora, come dobbiamo fare qua? Là dobbiamo saltare, ok? Perfetto. Poi. Scendiamo giù. Quadrato, quadrato. Dobbiamo andare da quella parte. Quello là si tira, quello là si tira. Rampino. Saltiamo. Saltiamo. Allora, non cadiamo, mi raccomando. Allora, andiamo per di qua. Quello là pure si tira. Allora, perché non hai tirato? Saltiamo? Saltiamo. Saltiamo di là? Teoricamente di là usciamo, però io vorrei andare a prendere... Vedete, c'è quel fiore rosso. Come lo facciamo a prendere? Saltiamo e planiamo. Ok. Incendiamo. Mettiamoci da qualche parte. Attenta. Ma è possibile che ci sta solamente... Vabbè. Saltiamo. Ma ora ce la facciamo saltare la due volte. Proviamo, ragazzi, proviamo. No, allora, per fare quello che dobbiamo fare, dobbiamo rifare il giro, credo. Non ho visto nessuna... No, non si facevano scendere le scale, ragazzi. Bisogna rifare il giro, dai. Fortunatamente qua ci sta la scala. Può darsi che da qua possiamo attaccarci da qualche parte. Bisogna rifare il giro. Combinazione completa. File promessa serie. Pronto alla trasmissione. No, non riusciamo ad arrivare là fuori sicuramente. Dobbiamo rifare il giro. Ragazzi, secondo me questo qua pure si poteva abbassare, questa scala qua. Così se uno sbagliava il... abbassiamola. Solo che qua non ci riusciamo a fare quel salto. Dobbiamo rifare, credo, il giro. Ok. È tutto per prendere una scatola fedente che stava da quell'altra parte. Cioè, non si dovrebbero prendere forse le scatole. Okay. Però diciamo che non è proprio difficilissima la cosa. Nel senso, non è che ci mettiamo 3 ore per arrivare un'altra volta dove stavamo prima. Poi quadrato e quadrato. Andiamo per di qua. Facciamo così. Facciamo il salto qua. Forse dobbiamo metterci un po' più qui. Ok. Probabilmente c'era qualche appiglio che potevamo utilizzare. Però io non l'ho visto. Andiamo così.
giusto per andare sul sicuro. Andiamo più là. E questo qua. Planiamo. Bene, il labirinto è superato. E apriamo il blocco genetico. Allora attendere i denti scan. Identità genetica confermata. Ingresso autorizzato. Salve, dottoressa Sober. Prego, puoi entrare. Certo che queste porte fanno paura, eh? Cerca una copia di Gaia nella struttura. Andiamo a vedere. Quell'affare è immenso. Non c'è energia, però, a parte in quella console. Quanta umidità. Sembra un po' grigio dei burattini. Non abbia corroso niente di utile. Esamina la console. Forza, cercala. Identità genetica confermata. Salve, dottoressa Sobek. Vuole attivare Ragno Eremita? Ragno Eremita. Sì. Attivazione. Bene, si sta attivando. Che brutto rumore. Ma a che serve questo Ragno Eremita? È molto pesante. Fai attenzione. Questo qua è tipo boss, ragazzi. Almeno c'è energia. Però qua ci sono altre console. E qui ci sono dei dati. Pare che questo Ragno Eremita sia un apparato di collaudo per Gaia e Ade. Controllerò quel pannello d'accesso. Questo qua? Sì. Procedi. Ok. Bene. E qua c'è una cassa. Credo che quei dischi siano degli archivi. Uno con le copie di Ade, l'altro con Gaia. Cosa stai aspettando? Ade è accessibile, ma l'archivio di Gaia è bloccato. Allora sbloccalo. Ok. Ade è accessibile qua? Cavo dal giunto del braccio. Esamina l'archivio di Ade. 312, recipiente corroso. Dati perduti. L'acqua li ha distrutti, a quanto pare. Dati perduti. Tutti quanti. Dici che sarà successo anche a Gaia? C'è solo un modo per scoprirlo. Colpiamo là. Non è molto stabile. Spero che tu non l'abbia danneggiato. Ma come l'ho danneggiato? Dai! Dovrei riuscire ad accedere al disco. Ok, accediamo al disco. Questo facciamo lo screenshot della puntata. Recipiente corroso. Eccola. Due. Dati sicuri. Cominciavo a preoccuparmi. È di vetro, questo lo rompiamo in due secondi. Memoria 98%. Non è possibile. Gaia era una superintelligenza immensa. Non è plausibile che... Root kernel. Nessuna funzione subordinata. Non è una copia completa. No. È simile a un seme, da cui Gaia potrebbe crescere se avesse sottofunzioni con cui creare una matrice euristica. Una matrice euristica. Temo che lo sia. Senza sottofunzioni. Aloy, hai fatto il possibile. Per cosa? Niente? Forse nessuno può riuscire a salvare il mondo da solo. Neanche tu. Aspetta, aspetta. È inutile senza sottofunzioni, ma esistono Euristiche, euristiche. Chissà che significa, poi. Sparse ai 420 quando Gaia si è distrutta. Potrebbero essere ovunque, non le troverai in tempo. E anche se fosse il segnale, le avrà modificate proprio come Ade. Non hai idea di... Ma come? Pure buona. Se funziona. Ah... Valeva la pena. In Texas. Hai trovato Minerva. Mai disconnessa. È nei monti, a ovest di Cantopuro. Posso andare a prenderla. Speravo di trovare tutte le funzioni. Ma una è un buon inizio, no? Lo è. Recupera Minerva. E potrai usarla per avviare la matrice di Gaia. Se la risveglio, mi aiuterà a trovare le altre sottofunzioni. Le recupero e... E la ricostruisci pezzo per pezzo. Molto scaltra. Non salverò il mondo da sola, eh?
Sì, beh, a proposito. Allerta, intrusi, allerta. Aloy, ascoltami attentamente. Gli intrusi vogliono quello che vuoi anche tu. Rianimare Gaia è il loro scopo. Amici tuoi? No, non mi conoscono. L'impulso che ho trasmesso per indicare la presenza di una possibile copia era anonimo. Sono molto potenti, ma non ti faranno male. Non quando capiranno chi sei, cosa sei. Un clone di Elizabeth Sobek, una chiave con cui riavviare Gaia e ricostruire il sistema. Gli servi? Ti ho avvertito, Silence. Per una volta, Aloy, accetta l'inevitabile. Apri il portello. Io non l'aprirei. Costruisco Gaia, salvo la Terra, e poi ti trovo e ti uccido! Io sto solo cercando di aiutarti. No, il focus! Ma questo è che sta con le pandofole? Prova a spiarmi ora. Ecco, un nuovo focus senza spyware. Bene, pensa. Portellone di contenimento sicuro. Metallica in titanio. Accesso con blocco genetico. La domanda è: troverò una via d'uscita? C'è corrente nell'acqua. Non molta, ma che si possa uscire. Identità genetica confermata. Cosa? Ingresso autorizzato. Salve, dottoressa Sobek. Prego, può entrare. Queste sono macchine di tipo diverso, vedete? Promettente. Beta. Questo pure è Aloy. C'era un'altra cartuccia, vi ricordate? Ce l'abbiamo? Fantastico! L'impulso arrivava da qui. Qualcuno? Qualcosa non va. Merda! Spectre, Beta! Tengono un altro clone. Bene. Qualcuno sa cosa diavolo ci fa qui un clone di Elizabeth Sobek? Magari l'ha creata Gaia. Quando si è distrutta, cercava di riparare il sistema. Non mi convince. Nah. Non mi piace, non mi serve. Ma le No, una basta e avanza. Eric? Sì? Che ne dici di ridurre il personale? Eric. Certo. Vieni qua, Eric. Se ha inviato lei l'impulso. Un'idea sciocca, col senno di poi. Ma abbiamo quello che volevamo. Quindi facciamone buon uso. Questa assomiglia a un'attrice famosa, ragazzi, no? Spezzo un sacco di colli in VR. Ma quel tremito, quando la vita abbandona gli occhi. Non è lo stesso con gli Holo. Muovi ancora la bocca, è un ottimo bersaglio. Credi davvero di potermi ferire con quella robaccia primitiva? Allora, guarda, quella è l'armatura che ci dobbiamo prendere. Dai. Ci divertiamo. Ok, ho ottenuto kernel di Gaia. Uccidi l'aggressore misterioso. Okay. Questo non ci facciamo niente. Non gli faccio niente. Devo andarmene da qui. Nemici delle vicinanze. Forse riesco a far cadere l'intero processore. Dobbiamo far cadere l'intero processore. Lo farò scendere usando quella console. Lo faremo scendere usando quella console.
Però dobbiamo allontanare il tizio dalla console. È Eric. Eric, tu dormi. Ok, vediamo adesso. Attivo il proiettore. Ora posso spezzare i giunti che lo sorreggono. Spezziamo i giunti. Un giunto. Ma come non servirà a niente? C'è scritto pure là. Colpisci i giunti il ragno nemita. Dove sta un altro giunto? Eccolo là. Quello non è un giunto. Eccolo, eccolo, ho visto. Uno. E due. Cosa stai facendo? Sto colpendo i giunti. Ci serve un altro giunto però. Bello. Allora, più precisa, bisogna colpire questi giunti. Altro giunto. Devi colpire me, non qualcosa. No, i giunti. Questo insiste. Oh, ci ho colpito, ragazzi. Ok, là ci sta un altro. Due giunti. Uno. Questa preda è due. Fermo. Faccio meglio. Ci ho colpito un'altra volta, no. Aspetta, forse questo sta troppo vicino. Non è una buona idea colpire i giunti da qua. Andiamo là dietro. Ecco là, un giunto e due giunti. Dove sta un altro giunto? Ah, questo si sta spostando. Dobbiamo aspettare che ne esce un altro, ragazzi. Un altro. Prima ce n'erano due, uno vicino a... Eccolo là. Eric. Spaccare quell'affare non ti servirà. Scommettiamo? Avanti, fatti sotto. Spaccherò il perno principale. Quello. No. Sicuramente dobbiamo fare quelli, ragazzi. Però non ho capito. Uno. Il perno è sostenuto. Ci sono due. Altri due giunti collegati al perno. Altri due giunti. Tre. Prima quello giallo, forse. Prima quello giallo, ragazzi, bisogna fare. Ancora uno. Ancora uno. L'abbiamo fatto. Però sono finite le frecce. Questo è un tipo insistente. Colpisci i giunti alla base del ragno eremita. Ecco, ah, ce ne sono altri due. Uno. E due. Perfetto. Eric, parlaci tu col ragno, eh. Se quella cosa viene giù, finirà per ucciderti. Meglio che lasciare a te il divertimento. Certo che Eric è proprio capocuollo. Prima dice, se quella cosa viene giù finirà per ucciderti, e poi si butta lui giù. Si mette proprio sotto. E anche Eric, come potete vedere, è andato per il mare. Ma non è andato per il mare. È ancora vivo. Cosa faccio? Sto uccidendo quella che volevi morta. Che cosa pensavi? La piattaforma è crollata insieme al corpo. Certo. In fondo ottieni sempre tutto quello che vuoi, no? Spectre, cercate. Queste macchine incutono un poco di timore. Devo andarmene da qui. Ok, cerchiamo una via di uscita. Una corrente. Una corrente. Sicuramente. Andiamo sott'acqua. Andiamo per di qua. Sinistra. Dobbiamo prendere assolutamente un'abilità che ci permette di nuotare un po' più a lungo, perché qua stiamo sempre senza aria. Ossigeno scarso. Usciamo. Merda. Rientriamo. A 4 metri di profondità sott'acqua i nemici in superficie non possono individuarci. Ma dove dobbiamo andare, bella? Questo già ha finito l'aria, lui. Usciamo un attimo qua sopra. Sì, sì. Curiamoci.
Qua c'è una porta, questa forse si apre. Se no dobbiamo andare a provare da quell'altra parte. Apri porta. Qua c'è la corrente, bisogna premere L3, poi fare spingi. Abbiamo finito l'ossigeno, sempre L3, sempre spingi. Okay, qua risaliamo su, prima che schiettiamo. Mamma mia ragazzi, mi hanno finito l'aria pure a me. Ok, vai, rampiniamo. Quegli Spectre non mollano. Non mollano, eh. Ok, apri il condotto. Nuota Aloy. E dove dobbiamo andare? Vabbè, scendiamo. Mi hanno scoperto. A 4 metri sott'acqua, quindi non ci vedono più. Ma scusami, però non capisco dove dobbiamo andare. Là dentro dobbiamo andare. Il problema è che abbiamo finito sia l'ossigeno sia la vita, stiamo finendo. Ok. Curiamoci, va. Forse non stanno in questa... Ok, qua non ci stanno. Dobbiamo andare avanti, vediamo un secondo se troviamo qualcosa sott'acqua. Questa porta si apre. Ok. Si va su. Scala. Allora, dove stai andando? C'è un'altra scala da questa parte. Qua. Non so come ha fatto. C'è salita da sola, ragazzi. Non ci ho detto niente. Un'altra porta. Questa sembra quasi una porta che ci sta la gente dentro. Abbassiamoci, va. Quello è sempre il pezzo che sta dentro al lago. Perché me lo fanno vedere fino a qua fuori? Aspetta un secondo, qua abbiamo trovato un'altra cosa però. Questi macchinari producono energia. La corrente porta qui. Interessante. Interessante. Ma che dobbiamo fare? Dobbiamo correre. Dobbiamo andare di là. Yeah, abbiamo finito la missione principale. Ma buon si passa? Perfetto. Non è perfetto, Aloy. Siamo morti. Rost. Rost. Era solo Varl. Io ho trovato... Poi qualcosa di vetro che si era messo dietro. Cioè, quello si doveva essere sicuramente rotto, eh. Devo... Ehi, piano. Fa piano. Ehi. Ce l'ho qui. Ho pensato fosse importante. Lo stringevi. Dove siamo? In un avamposto della tribù Utaru. Sei caduta qui vicino. Da quanto? 2 giorni. No.
Non c'è tempo. Ho scoperto qualcosa. Nei monti a ovest di Cantopuro. Sì. Continuavi a ripeterlo. Ma qualunque cosa tu abbia trovato, ora non puoi... Striscerò se devo, Varla. Sì, va bene. Ma prima di farlo dovresti parlare con Zu, della tribù degli Utari. Dice che le montagne sono pericolose. Le macchine escono da una caverna. È una coincidenza? Perché dovrei parlarle? Andiamo alla caverna. Oh! È in territorio Utaru. Il suo territorio. Lei può aiutarci. Vedrai. Bene. Presentami la tua grande So. Esili rami si spezzano. Questa canta. Marciscono, ma ancora i semi germogliano e le genti gioiscono. So. Non deve alzarsi. Aloy fa di testa sua. Tu sai, Zo. Varla mi ha detto di parlarti delle macchine. Nei monti a ovest di Cantopuro. Sono una cantamorte. Il mio posto è qui. Parleremo più avanti. Cos'ha quello? Lei è re, non quello. È un terranume. E sta morendo. Non solo morendo. Sta soffrendo. La sua condizione non ti riguarda. Zu, se qualcuno può aiutarci, è Aloy. Posso? Quello che sto per fare sembrerà brutto, ma aiuterà. Lancia. Dobbiamo parlare. Va bene. Ma non qui. Le montagne a ovest di Cantopuro. Ci sono problemi. Gli Utaru hanno problemi ovunque. Campi ammalati, insediamenti abbandonati. Ma non come la caverna tra i monti. È un luogo sacro. Fa un'altra terranume. Ci è andata da tempo, ma non ne è uscita. Delle macchine assassine sono sbucate al suo posto. Non era mai successo. Sei esperta di caverne sacre? Madonna. Accoglienza. Grazie per averci accolti. Ringrazia Varl che ti ha portata fino a noi. Dubito che altri ci avrebbero accolti. Né si sarebbero sincerati del benessere di Aloy. Meno male che ci sei tu. Potrei dire la stessa cosa. A quanto pare avete passato parecchio tempo insieme. Peccato solo che ci sia voluto il tuo incidente. Spero che tu guarisca. Presto. Problemi ovunque. Hai detto che la tribù ha problemi con campi e insediamenti? Sì. Se un tempo i terranumi producevano abbondanti raccolti, oggi diffondono una piaga. I Tenakt si preparano alla guerra e i loro ribelli ci minacciano. E le macchine sono più aggressive.
tanto che i villaggi remoti sono abbandonati. Escono anche da una caverna sacra. Molti paventano la fine della tribù. Purtroppo la situazione è così ovunque. Non perderemo la speranza. Terra Nubi, hai capito, Varlo e quest'altra qua? Re e le altre macchine simili per voi sono divinità. Terra Nubi, sì. Ci hanno sfamati per generazioni, seminando e mietendo i campi di canto puro. Cibo per tutti, una miracolosa abbondanza. Una fattoria, con macchine. Molto di più. Una benedizione che forniva sostentamento fino allo squilibrio. E dopo lo squilibrio? Cosa è successo ai Terra Nubi dopo lo squilibrio? Sono cambiati col tempo. Prima erano pacifici, mentre ora sono ostili. Loro ci attaccano. Invece di fertilizzare il suolo, da diverse stagioni riversano troppo concime. Si è generata una piaga che si propaga anche in altre terre. Prima c'era cibo per tutti. E adesso a malapena per i piccoli. Deve essere eccesso di fertilizzazione. Diffuso tramite spore, forse. Non lo so. E non è tutto. I Terra Nubi non vanno più alla caverna ogni anno. Non facendo più i rituali, deperiscono. Come il re. Moriranno. E anche la mia tribù. La caverna sacra, ma forse una caverna dove fanno... Per cui la caverna è sacra perché macchine come... La manutenzione, forse un calderone. Che tu chiami fa, entrano lì. Sì. Prima dello squilibrio, i Terra Nubi andavano sempre in pellegrinaggio in quella caverna. C'era un ordine. Prima Do, poi Re, poi Mi e così via. Infangati per il lavoro nei campi. Uscivano dopo due giorni, luccicanti, e senza un graffio, né sporcizia, né ornamenti sacri. Ogni ritorno corrispondeva a una delle 8 festività comandate. Ma lo squilibrio ha cambiato il ciclo. Sì, o così pensavamo. Col tempo hanno interrotto il loro rito, come in preda alla follia. Ma da 3 settimane Fa è entrata. L'intera tribù allora ha levato un canto, sperando che il ciclo fosse ripreso. Al posto di Fa sono uscite macchine assassine. Le macchine nascono là dentro. È un calderone. Così sembra. Ma il modo in cui quei Terra Nubi vanno e vengono, mai sentita una cosa così. Cos'è un cantamorte? Hai detto di essere una cantamorte. Che significa? Le cose viventi hanno sempre una fine. Con il mio canto la addolcisco. Cerco di dare conforto. La morte è il seme di una nuova vita. Però mai avrei pensato di cantare per un Terra Nubi. Chissà se il re ha sentito. Sei riuscita a placarla meglio di me. Non è colpa tua, Su. Non avendo la seconda vista, hai fatto quello che potevi. Alla caverna. Devo entrare in quella caverna. Che cosa? Nessuno può farlo. Beh, è ora di fare un'eccezione. Appartiene ai Terra Nubi. Senti, Su. C'è qualcos'altro lì dentro. Qualcosa che potrebbe risolvere problemi ovunque. Le tempeste, lo squilibrio. Forse anche i Terra Nubi rotti.
cosa può avere un tale potere? Uno spirito? Sì. Una cosa così. Potrei andare a Cantopuro, riunire il coro, raccontare loro di re e della tua richiesta di entrare. Ottimo. Prendo le mie cose. Devi riposare. Devi dirlo a lei. Sto bene. Riunire il coro richiede tempo. Guarisci. Poi vieni. Va bene. Riposo. Capito. Non le serve il tuo aiuto. Dai, accompagnami a Cantopuro. Unisci la tua voce alla mia per convincere il coro. Per la sua causa. Lo farei, ma credo che potrebbe scappare. Davvero? Va bene. A dopo. Esu, aspetta. Non è... Non che non voglia venire con te, è solo che io... Non capito, Zo? Volevi dire questo? Sì. Non vedo l'ora di sentire altro. Sì, anch'io. Tu dovresti riposare. Varl, vai con lei. Posso guarire da sola. Vuoi liberarti di me per... No. Stavolta no. Vi raggiungerò a Cantopuro. Ne sei sicura? Sì. Vai. Sparisci. Bene. Su. Ehi. Chi sono? Perfetto, sono guarita. Nuova missione principale, le Terre Morenti. Ragazzi, ora questa straniera. Quella missione non l'abbiamo dopo, però vediamo un attimo questa. Non tiene niente. Vediamo un po' di risorse, vediamo quanti soldi abbiamo fatto. Abbiamo portato un po' di orologi, dai, stavolta li abbiamo fatti un po' di soldi. Vediamo un attimo, 7.26. Siamo 1.930, abbiamo fatto tanto, ragazzi. Vediamo se... potenziamenti arma... Non possiamo potenziare assolutamente nulla, ragazzi. E... Questa è una cassa. Io direi di andare a prendere il falò che sta qua dietro. Dobbiamo andare a Cantopuro. Ho il permesso di entrare nella caverna. E entrare. Dovrei trovare Minerva. Potrò usarla per riavviare Gaia. Il collo lungo, ragazzi. Forse capirò anche chi erano quegli sconosciuti nel laboratorio. Ma prima potrei esplorare un altro po' e controllare meglio quest'area. Guarda qua, Loci dice che vuole controllare un poco meglio quest'area. Chissà come mai. Forse vuole che facciamo un po' di... Vediamo un secondo. La missione principale, vediamo. Principale. Queste le abbiamo fatte. Sulla soglia della morte è quella che abbiamo fatto adesso. È livello 10. Vediamo questo qui. Questo è livello 15. Noi siamo a livello 14. Quindi questo significa che da qua attorno, per esempio, qui c'è una missione secondaria. È possibile fare un po' di missioni secondarie per andare
per prendere un altro paio di livelli, tipo per esempio potremmo andare qua a vedere, qua a esplorare, ci sono queste rovine da fare, credo che adesso si riescono a fare, e quindi io credo che nella prossima puntata facciamo un po' di missioni secondarie, forse pure questa, e poi sì, e poi vediamo di andare avanti nella missione principale, forse ci sarà un calderone. Ragazzi, detto tutto ciò, noi ci fermiamo qui e ci diamo appuntamento a domani con una nuova puntata del Let's Play di Horizon Forbidden West. Ciao! Se cacci, dobbiamo fare affari insieme.